Anche Siderno ha celebrato la festa del 1° maggio con il conferimento dei premi Civiltà e Lavoro. L'occasione è stata utile affinché il sindaco della città, Riccardo Ritorto, ribadisse che rispetto al passato più recente stia venendo a mancare la speranza e la fiducia e che presto si possa invertire la marcia e tornare a livelli occupazionali e di lavoro che consentano una vita decorosa. Quotidianamente, sia nel nostro ruolo di amministratore che come semplici cittadini, ha detto Ritorto, veniamo a conoscenza di situazioni che sono al limite della sopravvivenza, di cittadini che perdono il posto di lavoro o che sono mal pagati, di condizioni precarie che non consentono una quotidianità serena, che non sia perlomeno assillata da problemi di semplice reperimento dell'essenziale. Saprete certamente tutti, nelle ristrettezze economiche in cui versano le casse comunali, e probabilmente avrete pure letto nei giorni scorsi dell'ulteriore taglio alle risorse economiche che il governo centrale, ha detto Ritorto, versa al comune di Siderno. Tra il 2010 e il 2012 c'è stata una riduzione di circa 1.325.000 euro, quindi in pratica non solo nessuna speranza di aiuto da questo governo centrale, ma piuttosto una stangata, una dura stangata, che indurrà a fare maggiore affidamento sulle nostre forze e sulle nostre possibilità piuttosto che aspettarsi sostegno da altre parti. Non siamo certamente felici per questa situazione, ma non ci avviliamo, non ci scoraggiamo, non è nel costume e nelle tradizioni dei sidernesi avvilirsi o scoraggiarsi, e questi nostri concittadini, ai quali oggi consegneremo il premio Civiltà e Lavoro, ha detto Ritorto, sono un segno e una prova di questo nostro carattere che è riconosciuto ed additato come esempio da seguire in tutto il territorio. Mi auguro che la comunità sidernese sia d'ora in poi più coesa e più solidale e sia più attenta ai problemi e alle necessità di ciascuno, nel mentre auspico che questo governo, oltre che ridurre, come sta facendo, le vitali finanze destinate ai comuni, come se toccasse in massima parte alle amministrazioni comunali pagare per la crisi, sia anche in grado di promuovere iniziative efficaci tendenti alla ripresa del lavoro e dell'occupazione, soprattutto al sud. Certo, anche per come è stato chiamato da chi lo ha voluto istituire questo premio Civiltà e Lavoro, ha un nome altisonante, un nome veramente importante che deve fare riflettere un momento di estrema difficoltà, nel momento in cui la politica deve sicuramente dare delle risposte più serie, più credibili, in un certo momento cercare di ricostruire un rapporto con il popolo che forse è stato minato da alcune scelte, da alcuni atteggiamenti, da alcuni comportamenti quantomeno discutibili. E certo comunque che agitare il vessillo dell'antipolitica in questo momento è una cosa molto molto pericolosa e anche una cosa molto, molto semplice, perché è come disconoscere il lavoro che quotidianamente fanno tantissimi amministratori che si dedicano giorno e notte alla conduzione delle comunità come la mia, come noi stiamo facendo, non per piaggeria, lo dico, non per autoincensarmi, perché la verità è questa. Credo che uno scatto di rene questa nazione se lo debba dare, credo che la politica deve avere la responsabilità del ruolo che le compete. Sì, nel suo osservatorio privilegiato, lei sicuramente quotidianamente avrà visite da parte di cittadini e di famiglie in difficoltà dal punto di vista economico, anche e soprattutto per l'assenza di lavoro. È un momento difficile, è un momento veramente che ti lascia un grande amaro in bocca, soprattutto quando devi ascoltare, e noi ascoltiamo quotidianamente dei problemi veramente a volte indicibili, inimmaginabili da parte della gente. Bisogna stare con la schiena dritta, non perdere la barra del timone, andare avanti cercando di capire che gestire la cosa pubblica è un grande impegno, è un grande onore secondo me, e va fatto con tutta la coscienza possibile. Questi cittadini premiati stamattina? Questi cittadini premiati, in mezzo a loro ci sono tanti amici anche personali che mi hanno visto da quando ero bambino e sono l'anello portante della nostra comunità, che si è sempre distinta per una grande laboriosità e per una grande rettitudine al di là di quello che è successo negli ultimi tempi, e che lasciamo che la magistratura da questo punto di vista faccia il suo corso. È gente che ha dato tanto alla nostra città e questo riconoscimento secondo me gli era dovuto. Sì, diciamo innanzitutto che quest'anno siamo tornati alla normalità amministrativa e politica della città, perché dopo due edizioni fatte nel periodo del commissariamento, e di questo sinceramente ci sentiamo orgogliosi per essere riusciti a mantenere l'iniziativa anche in un periodo politicamente diverso della città, e quindi oggi devo dire che voglio fare un ringraziamento ai commissari che sono succeduti nell'ultimo periodo.
periodo, e quindi quest'anno torniamo alla normalità con questa ottava edizione, e anche quest'anno il lavoro della Commissione è stato particolarmente duro perché le segnalazioni sono sempre più qualificate e numerose, però crediamo di essere riusciti a fare un buon lavoro individuato per quest'anno cittadini meritevoli di questo importante riconoscimento. Lavoro che continuerà anche per la prossima estate? Sicuramente sì, noi il programma di massima l'abbiamo già fatto, però come al solito ci dobbiamo misurare un pochettino con la realtà che c'è in questo periodo, tutte le difficoltà che ci sono, difficoltà economiche innanzitutto. Noi naturalmente nonostante tutto cercheremo lo stesso di portare avanti un buon programma. Cercheremo in ogni caso di mantenere aperto l'ufficio informazioni, anche se siamo seriamente a rischio chiusura, però vediamo di fare il possibile per continuare a mantenerlo aperto, perché questo è un servizio che noi riusciamo a dare non solo ai cittadini sardesi ma anche a tutto il territorio.